Kerbal Space Program demo perché siamo demo. Poveri, siamo poveri, siamo dei poor fags, esatto. E non abbiamo soldi per comprarci sto gioco di merda. Che gioco di merda non è, però lo renderemo noi di merda perché non sappiamo giocarci, ecco, non abbiamo intenzione di imparare. Allora, com'è che la chiamiamo? La chiamiamo Siupa. No, lo chiamiamo Cazzo dello Spazio. Cazzo, va bene così. Cazzo minore di zoo. Anche se il numero di lettere farebbe pensare il contrario. Esatto. Va bene. Allora, che... Però se fai la sommatoria delle lettere, cioè se la C è la numero 3 e la numero 1, la O. Senti. Ecco. Allora, sto gioco è stato rinomato per la sua fisica, per il motore fisico. Dicono che sia molto, ma molto realista, cioè rispecchierebbe quello che accadrebbe nella realtà. Noi, essendo due ingegneri provetti, faremo vedere che non è vero. Allora, vabbè, sta qua ne mettiamo, qua. Ok. Esatto. Dai, mettici se ne può metterne un'altra. No, sempre. Non abbiamo spiegato neanche lo scopo del gioco. Praticamente è giusto. Bisogna ma che lo sanno benissimo. Vabbè, lo spieghiamo per chi non lo sa. Bisogna creare un razzo spaziale e mandarlo nello spazio. Il razzo però deve rispecchiare leggi fisiche e aerodinamiche, quindi non può essere una stronzata, altrimenti non vola o peggio farà casini. Mente, allora, io direi che questo lo si può mettere sopra. Così. Ora. Là. Direi che la punta è fatta. Sì. Poi ci metterei anche un bastoncino. Fuel duct, il coso, la pompa della benza. Questo è un altro cilindro. Sotto, dai. Perfetto. Bello. Metteci un po' di combustibile. Bello. Ci vediamo anche questo. Fuel tank. Serbatoio. Io metto di lato almeno. Qua, così. Così direi che. Così non sta neanche in piedi. Ah, ce ne mettiamo un altro. Porca troia. Aspettate. Eccolo. Guarda qua. Guarda che bellezza. Questo razzo vola in orizzontale anziché in verticale. Ah, intanto vola. Intanto vola il nostro. Il vostro non lo sappiamo. No, porca troia. Roundify multi è propellente tanica di propellente. qua così sì, che dai è anche carino mettere uno anche dall'altro che fa pandasse, no? Dove? Dall'altro sì. Però la metterei sai come? Sotto qua così vedi? Ma anche secondo me perché altrimenti si sbilancia. Thruster block blocca il acceleratore qua. Mettiamocene un altro, dai. Che sì, è meglio. Non si sa mai. Se si guasta, almeno si cos'era questo? Scusa, non lo so, però ci stava. È il modulo SAS, quello dell'influenza, sai? La SAS. Quella è la SAS. La SAS, no, era quello. Questo è un Advanced. Che cazzo ho messo quello normale quando c'è l'avanzato? Mm-mm. Adesso lo tolgo. Aspetta. No, metti uno. No, col cazzo che metto quello normale. Via, avanzato, eccolo qua. Guarda, vai. Ecco, okay. Un telescopio. D'altronde, perché andare nello spazio quando puoi vedertelo tranquillamente? Esatto, fatto un telescopio. Noi siamo più avanti. Noi seguiamo il modello perfetto. Galileiano. Ecco qua. Mm-hmm. Ecco, che non sia mai che. Non sia mai che lo usano il telescopio. Che rotta top. Ma questo è per salire sul telescopio e guardare. Giusto. Eccolo. Ma che bellino. A posto. Allora, center of mass, vediamo dov'è. È lì. Perfetto. Center of lift. Va bene. Secondo perché... me poteva essere un po' più bilanciato, ma fa parte della fallibilità umana. Centro della fiducia. Trust. Centro dell'accelerazione da quella
Quindi è perfetto, si bilanciano. Si, no, accelerazione sta... da questa e si alza da questa. Posto, quindi no? Si, o si spacca a metà o sta dritto. Fermo. A posto? Adesso c'era un modo. Adesso bisogna entrare nella cabina di comando. Premi tipo la barra. Porco Dio. Porco troia, che cazzo. No, scusa. No. Bene, proviamo con la nostra nuova creazione. Cazzo dello spazio 2. Vai. Oh, è già instabilissimo. Puttana. È già instabilissimo. Vai, partire, Oh. Perfetto. Che fame, vai. Ok, cazzo dello spazio 5. Questo forse è la mia creazione migliore. Vai però che prima che si ribalta. Allora, no, guarda che stabile. Guarda quanto è stabile. Sì. Sì, ma hai messo il carburante almeno. Cazzo serve il carburante fino alla luna. Non... Dai. Sei pronto? Pronto. Non ci hai messo carburante, ora che ti farà scintilla senza... È stato un successo questo. Ma sai che cazzo dello spazio... Almeno non è esploso. Cazzo nello spazio 4A. Siccome hai rotto i coglioni che non c'era serbatoio di energia, ho fatto solo serbatoio di energia. E adesso vediamo se la tua tira brillante su. Idea avrà una fine. Non mi si tira su. Perché? Succede alla nostra età, sì. Ok. Ma smettila. Vai. 3, 2, 1. Guarda se non, però se non diventerò bene. Sta diventando rosso. Best cosa ever. Sta fermo. Overeating. Come overeating? Ma dai. Beh, cosa stai a leggere con le stronzate? Guarda se il nostro razzo non spacca, amore. Cazzo, un piccolo passo per Felghi. Beh, com'è partito, Mona? Porca troia. La cosa più bella mai vista. No. È finito. Basta? Cosa faccio? Stacco? Sì, stacca. Scusa che stacchi. Con questo non stacchi qualcosa. Oh. Beh, però cade anche dritto. Cade anche con una certa eleganza, eh? Si può dire un cazzo? Se smettevi un po'. Al cazzo. Oh, e cade 10 metri da dove era partito? Non male il cazzo. Non male. Cazzo nello spazio 4A ne sapevo. Secondo me cazzo nello spazio 4A è la base per il futuro. È la base e bisogna solamente migliorarlo. Cazzo nello spazio numero 4A1. Beh. Abbiamo portato una piccola modifica. Secondo me non aveva abbastanza energia. No, infatti. Quindi ho messo anche delle piccole gru per tenere in piedi questa bombinio della natura. Bene, secondo me ci buttiamo su anche le gru comunque. Direi, entriamo nella cabina. Sta roba sta sclerando, sì, sta intanto. Sì, sclerando, ma è lo stesso, è normale. Io direi di accendere i propulsori. No, ci, paro. Oh, che cazzo! No. Ho sbagliato il tasto. Riproviamo il lancio. Secondo me ha del potenziale. Sì. Tira su. Sì. Ci. E tiriamo via le gru? Sì, non so 3, 2, 1. Vai. Ma è la gru, eh? Sì, è sicuramente la gru, eh? Non... Cazzo nello spazio 5. Minima. Dato che mi è stato criticato l'abbondanza di cose usate, allora facciamolo così. Ma non c'è niente. Via! Beh. Via! Via! Va bene, mi è stato criticato che il mio precedente shuttle era troppo piccolo. Cazzo nello spazio... 6, 7, non mi ricordo. Ah, che bellino, guarda che bellino. In questo modo siamo già più vicini allo spazio. Tra l'altro l'ho fatto sul mio modello del mio organo genitale. Pensavo di quello della sorella di Cristian. Del suo dildo. Esatto, ne usano simili. Va bene. Sì. Facciamolo partire per il pianeta sorella di Cristian. Sei pronto? Sei d'altro pronto. Questi sono tutti fuel tank. Quindi troia, è tutta energia. Vai. 3, 2, 1. Vai. Non male i tuoi fuel perché? Tank di sto cresci. Io esco. Oh. A posto. Oh.
Rialzati adesso come un vero tedesco, porca. A posto, bravo, successo bravo. Un cazzo. Tipo Baumgartner. È andata così, sei. Ok. Cazzo nello spazio. Y. Sei. No, questo è. Siccome mi è stato criticato che il primo era troppo semplice, era un girino. Orco Dio. Oh, oh. Va bene. Aspetta, aspetta. È buono, buono, buono. A posto, a posto, a posto. A posto. Boh. A posto. Ok. Su. Su. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Vai. 3. 2. 1. Vai. Vai. Puttana, non male. Gemello. Tipo gemello minuscolo, presente quello con Schwarzenegger e Danny DeVito. Ok. Eccolo. Questo è. Cazzo nello spazio numero 14. Adesso guardatelo. È bello. Sinuoso. Elegante. Sembra fatto dalla Apple. Aerodinamico. No. Dov'è la cabina di controllo? Non lo so, ma da qualche parte. Vabbè, andiamo, andiamoci dentro, dai. C'è. Ok. Pronti? Sulla levetta. Alle. Vai. 3. 2. 1. Houston. Non male, non male. Cazzo, ma... Mi sa che c'è un problema con l'aerodinamicità, no, della cosa. Secondo me è stato un problema elettrico. Sì, è stata un cortocircuito o qualcosa del genere. O se no la fisica che è fatta alla cazzo di sto gioco, infatti. Perché era chiaramente destinato a partire quel volo. Cazzo volante. Pericolo costante. Cazzo volante. Questo è l'ultimo, questo è il mio capolavoro. Oh, cazzo. Oh, wow! È esploso da solo questo. Ma ha fatto un cazzo, amore. Ci mancano le gru. Aspetta, che forse l'ala. Forse l'ala ce la fa. Sì. Forse l'ala. L'ala ce l'ala, la fa. Se ne va. L'ala lei. Ce la fa. E lei se ne va. Se ne va. Tranquillo. Solo sogni adesso. Niente. Un brusco risveglio. Basta. No, no, ci vogliono le gru. Bene, Fail Games. Forse ho capito che cosa mancava al mio cazzo nello spazio. Vedi? Vedi adesso? Ah. Vedi adesso? Ah, ho visto, non male. Aspetta, era solo una piccola esplosione. Cosa? Aspetta. No, non è che dalla prima difficoltà ti lasci. Cosa? Adesso, con questo ultimo capolavoro vi salutiamo e non diremo più niente, lo lanceremo nello spazio. Perché è esploso qualcosa così? Là dove osano le aquile spaziali. 3. 2. 1. 1.